Sindaco, dopo le segnalazioni di Corso Umberto I dei cittadini, dopo un'attività di pulizia e di intervento dell'amministrazione, ad oggi qual è la fotografia della strada? Qual è lo stato dei fatti? Allora, devo dire che purtroppo è proprio la notizia di qualche ora. Ho ricevuto un'ulteriore comunicazione da parte del condominio civico 59, che è quello lì crollato, con il quale l'amministratore del condominio mi riferisce che con la ditta che avevano affidato per fare eventualmente dei lavori, purtroppo non possono più fare perché si è rotto il contratto, insomma, evidentemente è successo qualche cosa tra di loro e che quindi ci vorrebbero ulteriore tempo, con ulteriore, come dire, assemblee che dovrebbero fare ulteriore tempo. E io devo dire che ho inviato, oltre 20 giorni fa, una, definitiva diffida, con la quale dicevo che se entro 15 giorni non trovavo una soluzione, io procedevo innanzitutto in danno e poi inviavo gli atti chiaramente alla Procura della Repubblica per mancanza di ottemperanza ad un'ordinanza sindacale. Perché credo che dobbiamo mettere fine, e questo lo dico io a questo scempio, perché dovete sapere che la comunità di Torre del Greco, per fatti non attinenti alle amministrazioni, né la mia e né alle precedenti amministrazioni, ha dovuto cacciare dalla propria tasca circa 2 milioni e mezzo di euro per questa situazione. Oltre, e questo lo dico io, non lo faccio dire agli altri, dei danni che hanno causato a quei poveretti che hanno il commercio in quella zona. Noi l'anno scorso abbiamo fatto in modo che, dato l'opportunità ai commercianti di avere un contributo unico, che sapete che come regolamento non possiamo fare altro, però abbiamo ricevuto solamente due richieste di contributi e questa è una cosa che mi ha fatto piacere perché vuol dire che l'attività in qualche modo continua ad esserci. La magistratura sta facendo il suo percorso, noi dopo questa lettera siamo noi che lavoreremo a questo punto, affideremo in carica al nostro progettista e poi di conseguenza diciamo, saremo noi a fare a questo punto i lavori perché, torno a ripetere, è intollerante che una città rimanga chiusa non per colpa dell'amministrazione, ma per colpa di chi, e questo lo sapremo poi dalla magistratura, e chi deve pagare pagherà. Una delle critiche maggiori, una delle lamentele più diffuse è lo stato di degrado in cui continua a versare l'intera strada, anche per la condizione igienico-sanitaria. Dopo un intervento recentemente apportato dall'amministrazione, si è di nuovo punto e a capo con rifiuti e ingombranti sparsi lungo la strada. È possibile da parte dell'amministrazione prevedere un sistema di intervento maggiore, più coatto, o immaginare anche un sistema di videosorveglianza? È stato fatto tramite un mio intervento già nel mese di luglio una richiesta alla Procura della Repubblica per poter accedere, perché tenete conto in quell'area è un'area particolare sotto sequestro, ma al di là del sotto sequestro è anche un'area abbastanza pericolosa, per cui chiaramente anche la Procura si è dovuta assumere la responsabilità di poter far accedere all'interno gli operatori di Velia, in questo caso, che è la società, per poter fare una bonifica. Ma la domanda la pongo io, ma com'è possibile far diventare quella parte di quella strada piena di immondizia? Possibile mai che le persone che abitano attorno e che si affacciano alla finestra non vedono chi lancia bottiglie, sacchetti, addirittura c'era un motorino all'interno, ma possibile che nessuno vede niente? E poi è stata fatta una bonifica. Mi state dicendo che ci sono ancora mobili e cose del genere. Io faccio un appello ai cittadini onesti, di se non volete voi chiaramente, e questo lo dico sempre, essere messi in prima linea, fateci le foto, fateci le cose, fateci individuare le persone, perché così come stiamo facendo, provvediamo noi a denunciare questi delinquenti, perché non possono essere altri che delinquenti, e non addossare le colpe all'amministrazione, perché l'amministrazione sta dalla vostra parte, dobbiamo collaborare insieme. Ho bisogno di cittadinanza attiva che collabora con il sindaco,
con l'amministrazione, perché il nostro compito, ma è anche compito della cittadinanza, di collaborare anche in modo anonimo, ma passateci le notizie. Il tema della sicurezza è un tema importante, sentito sull'intero territorio cittadino, come Corsumberto, tante altre zone, realtà periferiche, marginali della città, versano in condizione e per i rifiuti, ma anche da un punto di vista della sicurezza molto precaria. Ad oggi, qual è la situazione del sistema di videosorveglianza? Molti chiedono: è attivo il sistema? Esiste un sistema? È potenziato o va potenziato? Noi teniamo, c'hanno 75 telecamere, oltre 20 telecamere non funzionano, non stanno a sistema e una buona parte della città è scoperta perché non ci sono le fibre ottiche, per cui non c'è il passaggio. Però siamo nel 2024, siamo già nel futuro e non capisco perché chi doveva già nel passato procedere anche a immaginarsi rete wifi o ponti radio, cose che si fanno benissimo in tutte le città. Ho dato mandato ai dirigenti di poter lavorare su questo versante. Voi sapete che qua vigili non ce ne sono, ne teniamo 55 a fronte dei 160 in un territorio di 33 km e mezzi quadri, con vigili che debbono essere messi in procura, abusivismo e tutto ciò che si vede nella nostra città, ma ha dato mandato praticamente di poter fare una videosorveglianza che venga assistita 24 ore su 24 ore. Faremo di tutto per controllare il territorio, ma anche e soprattutto per controllare tutte le discariche e tutte le cose. Il nostro obiettivo, da una parte la cittadinanza attiva, ma chi sbaglia poi pagherà. Negli ultimi giorni stiamo lavorando con alcuni cittadini che finalmente stanno collaborando, abbiamo verbalizzato tantissima gente che buttavano purtroppo i sacchetti fuori orario. E non è più consentito. Stiamo incominciando ad aprire i sacchetti, cercando di capire di reperire l'arrivo, con quelle telecamere che teniamo in queste ore avremo anche tantissimi altri bei risultati, però dico, il cittadino più che criticare deve collaborare.